Buongiorno Corriere, le notizie del mattino, oggi è venerdì 28 febbraio. Le linee guida da seguire per la prevenzione del coronavirus sono state illustrate ieri in prefettura a tutti i sindaci della provincia di Agrigento. L'ordine dei medici ha ribadito il ruolo centrale che hanno i sanitari di famiglia a cui devono rivolgersi i pazienti. Alla riunione era presente anche il direttore generale facente funzione dell'ASP di Agrigento, Alessandro Mazzara, che ha parlato dei circa 6.000 dispositivi di protezione individuale di cui si è già dotata l'azienda. Nello specifico si tratta delle maschere protettive idonee da distribuire al personale per scongiurare il rischio contagio e delle tensostrutture di pre-triage, ovvero delle tende che saranno piazzate all'esterno degli ospedali e che serviranno ad effettuare i controlli preliminari dei pazienti con sintomi riconducibili al coronavirus. Guariti a Palermo due dei tre turisti bergamaschi che hanno contratto il coronavirus. A fornire il dato è stato il capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli. La donna di 66 anni che si trova ricoverata all'ospedale al Cervello non ha più la febbre, dicono i sanitari, ed è in buone condizioni di salute. I due guariti sono il marito e un architetto che faceva parte della stessa comitiva lombarda. Continuano a saltare i turni di erogazione idrica a Sciacca nel quartiere San Marco in contrada Bordea. I residenti hanno segnalato che i disagi stanno aumentando e molti hanno dovuto fare ricorso alle autobotti private. Ci sarebbe un guasto alla condotta ed occorre una riparazione che richiede la sostituzione di vari pezzi. Questo è il problema, secondo alcune voci riferite dai residenti che sono riusciti a parlare con il gestore. Non c'è infatti nessuna comunicazione ufficiale né da Agrigenti Acque nemmeno dal comune di Sciacca. Non si conoscono i tempi di risoluzione del problema. Dissequestrato il carro allegorico Volere e Volare dell'Associazione Culturale Orali Femmi Tu. Il dissequestro è avvenuto con un provvedimento emesso dal sostituto procuratore Roberta Griffo. L'associazione culturale presieduta da Giuseppe Sclafani ribadisce la piena e totale fiducia nel lavoro della magistratura. Intanto i legali della famiglia del piccolo Salvatore, morto nell'incidente di venerdì scorso, hanno nominato due tecnici. Si tratta di Giuseppe Di Giovanni e Giuseppe Neri. Per quanto riguarda l'ordine di classifica, verrà stilato sulla base di un giudizio che la giuria fornirà nelle prossime ore sulla base di quello che si è visto riguardante i carri allegorici. I carabinieri di Ribera hanno arrestato ieri due cittadini tunisini di 35 e 54 anni. I due, al momento in cui sono stati fermati dai carabinieri, hanno tentato di disfarsi di un involucro con dentro della droga gettandola dal finestrino dell'auto in corsa. Dopo gli accertamenti di rito, i due sono stati accompagnati presso le loro abitazioni, dove si trovano gli arresti domiciliari. L'attività di controllo da parte dei carabinieri continuerà ininterrottamente su tutto il territorio di competenza. È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi per gli aggiornamenti. Buona giornata dal Corriere di Sciacca.